La gloria del Signore sia con tutti noi. E la pace dimora in tutti noi, qui presente e quando saremo in online, in qualunque momento che verrà visto il video, che il Signore possa benedire chiunque guardi questo video e chiunque guardi non solo il video, ma al Signore. Perché il Signore si serve di ognuno di noi, come si sta servendo di me, può servirsi anche di te, amico, fratello, sorella. Quello che voglio dire è che oggi il Signore sta facendo molte cose attraverso i suoi figli. Sarà che la sua venuta è prossima, sarà che presto ci chiamerà a tutti quanti. Sto vedendo in online che tutti ci stiamo dando da fare. E non per qualche cosa. Stasera vorrei parlare del Salmo 119. L'ho scritto qui nella chat, più ho messo un link di tutti i miei video nel mio sito centrale, dove troverete migliaia e migliaia di siti internamente e migliaia di video che il Signore mi ha fatto fare dal 94 fino ad oggi. Certamente tutti possiamo sbagliare nella vita e ci sarà il buono, il meno buono, quello scarso, il mediocre, però facendo tutto il suo di tutto quello che ho fatto fino ad oggi, il risultato è che Dio mi ama e io amo Lui. E questa consapevolezza, grazie Padre, alleluia mio Dio, santo sei Signore. Grazie papà. Grazie. E sono fiero di essere tuo figlio e ne sono fiero di quello che ho fatto fino ad oggi e non per qualche cosa, Signore, trattami come uno di tanti altri, non avere riguardo per me, Signore. Quello che ti chiedo di aiutare la mia famiglia, che anche loro possano comprendere quanto tu li ami. E soprattutto i miei fratelli, sorelle, amici e anche i miei nemici, Signore. Ti ringrazio, Padre. Ti ringrazio con tutto il cuore. Nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. Grazie. Mie care nella grazia, scusatemi. Purtroppo a volte inconsapevolmente tocchiamo l'animo del Signore e il Signore si fa sentire. Per me è meraviglioso quando sento il Signore, ma purtroppo a volte magari voi dite che cosa sta facendo, cosa sta dicendo. È meraviglioso, miei cari. Solo il sentire toccato dal Signore in un preciso istante, una frazione di secondo. Sentite come quella piacevole di aria fresca dentro il vostro cuore, la vostra anima, meravigliosa. Ma tra parentesi adesso andiamo al dunque.
nella parola del Signore nel Salmo 119. Io mi attingo a leggere alcuni versetti perché se no faccio tardi e non vorrei prolungarmi molto perché devo dare spazio anche a altre cose. Nel Salmo 119 dice: beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Nel secondo dice: beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano secondo le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura? Mi fermo qua. Miei cari, nella grazia, qui il Signore ci parla con ardore. Ardore e magnificenza. Dice: beati quelli che sono integri. Fratello, sorella, come ti senti tu con il Signore? Fammelo capire. Ti senti integro, completo? Oppure mediocre? I tedeschi ci fanno qui alba-alba, metà-metà, o eine Viertel, un quarto. Oppure all'inizio. Come ti senti? Ti senti appesantito dalla parola di Dio? Stai calmo, rilassati. Tranquillizzati, prendi con calma, il Signore non ti fa fretta, basta che tu metti il tuo cuore ben disposto a fare l'opera di Dio, tu mettiti ben disposto, non fare niente, ma di: Padre, io voglio essere ben disposto a fare la tua volontà, però non so cosa fare. Non riesco a fare niente, aiutami, guidami, apri i miei occhi, apri la mia mente, apri il mio spirito. Questo, solo questo devi dire, nient'altro. Lo Spirito di Dio ti ricolmerà, ti farà pieno, ti farà piena della sua grazia e tu parlerai con una sola parola, con una sola parola. Tu sarai ripiena, ripieno di grazia. E qui nel versetto 1 e nel versetto 2 ci dicono la stessa cosa, come dire: beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. Vedete? Poco fa abbiamo detto chi è integro e chi è meno integro, oppure così. Ma chi nel secondo versetto dice: beati quelli che osservano gli insegnamenti. Ma tu stai osservando gli insegnamenti del Signore, della parola di Dio? Stai cercando di osservarli? Oppure: oh fratello, io non ce la faccio. Non ce la faccio. Io mi sento perduto. Io mi sento così, io mi sento colà. Io mi sento questo, io mi sento l'altro. Non ce la faccio. Prega tu per me. E no, non ci siamo. Non ci siamo, miei cari. Io sì pregherò per te. Io sì pregherò per te. Ma tu devi fare il primo passo. Devi prendere la Bibbia in mano e leggerla. E se non la puoi leggere, che magari ti stancano gli occhi, compra gli occhiali.
se gli occhiali non sono buoni, cambiali. Mettiti ben disposto a fare la volontà di Dio, a seguire la parola di Dio. E poi il Signore farà il resto. Tu cerca di essere ben preparato, ben disposto, in armonia e fa la sua volontà. Come dice qui, beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. Lo stai cercando con tutto il cuore? Amico, se tu non cerchi il Signore con tutto il cuore, Lui non si fa vedere di te, non si fa guardare da te e neanche ti conta, ti mette da parte, finché tu farai la sua volontà. Ecco, quando farai la sua volontà, il Signore ti farà vedere da te. Questo è il risultato, è che noi facciamo la volontà di Dio, e quando noi facciamo la volontà di Dio, Dio si presenta nella nostra vita. Dite, ma come si presenta il Signore? Non ve lo posso spiegare. Ci sono tanti modi che il Signore si presenta. A Mosè si presentava che addirittura Mosè ha chiesto al Signore di vedere la sua gloria e nessuno potette vedere la sua gloria. E il Signore gli disse, e no, se tu vedi la mia gloria tu morirai. Però io ti metterò in una buca, ti coprirò con la mia mano, mentre io oltrepasserò sopra di te. Quando sarò distante, toglierò la mano e tu mi potrai vedere da lontano. Solo quando Mosè vide la grazia di Dio da lontano, fu sfolgorato di una luce così potente che quando scese nei suoi compagni, nessuno poté guardarlo nel viso perché la luce che era in lui era sfolgorante. Si dovette coprire il viso Mosè. Vedete, quando la grazia di Dio contagia la persona, soltanto quando lo vide da lontano, di dietro, fu folgorato. A volte, quando sentiamo il Signore dentro il nostro cuore, sapete cosa succede? Quando solo poco fa è successo. Dentro il nostro cuore avviene un travaglio. Addirittura modifica tutto l'insieme della persona. Solo quando tu senti quella vibrazione che il Signore è dentro di te e ti sta parlando, ti sta dicendo, figlio mio, coraggio, io sono con te, vai avanti. E qui, miei cari, andando avanti, nel terzo versetto, nel Salmo 119, dice: e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Vedete? Oltre fare bene ogni cosa, leggere la sua parola, sentirsi ripieno e tante altre cose, dice di non deviare né a destra né a sinistra, di stare nelle sue vie. Con chiarezza dice: e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu cerchi di fare del male? Stai cercando di fare del male a qualcuno? Smettila.
cambia quel male che vorrei, che volevi fare. Ecco, metto un addizionamento all'incontrare. Quel male che volevi fare, cambialo in bene. Stavi maledicendo una sorella? Fermati, benedicila. Vedi l'incontrario. Stavi maledicendo un fratello? Fermati, benedicilo. Anche che ti abbia fatto del male, non ti preoccupare, perdonalo, benedicilo. E lì stai facendo la volontà di Dio. Ecco perché dice tu, e non commetto né male, ma cammino nelle sue vie. Non commettere il male è questo. Quando noi malediciamo una persona o magari parliamo male di una persona, stiamo, come dire, mormorire, parlare a tante altre cose di una persona che abbiamo sentito e magari ci aggiungiamo qualche altra cosa che quella persona non ce l'ha detto. Per semplificare il discorso che aveva fatto quel fratello, quella sorella, aggiungendo ancora qualcosa per maledirlo. No, questo è vietato. Anzi, quando sentite qualcosa che un fratello vi dice o una sorella, fratello, ti voglio confessare una cosa, no, però non lo deve sapere nessuno. Intanto dite fermati, fratello, se non lo deve sapere nessuno, non me ne parlare. Non ne voglio sapere. Già bloccate quel fratello e quella sorella. Già quando vi dice questo è perché voi sarete tentati con tutta la vostra forza, con tutta qualsiasi altra interiore che avete, sarete tentati a pubblicarlo. E magari ci aggiungete qualche cosina in più. Allora, questo è fare del male. Non dovete commettere male con nessuno. Evitate. Evitate e soprattutto quando dovete dire qualcosa aggiungete sempre bene. Invece di dire sai quel fratello a me non mi piace, sai quel fratello per me mi antipatico, cambiate discorso, dite sai quel fratello, ma che simpatico questo fratello, ma quanto è bravo, ma mi è simpatico quel fratello. Ma quella sorella, ma guarda quanto è bella quella sorella, ma quanto è buona, quanto è bella. Sincerità, benedite, anzi, date grazie a tutti. Ecco perché io potrei andare avanti leggendo anche tutto il Salmo 119, ma il tempo mi stringe, miei cari, mi stringe il tempo e non so come fare, ho tante altre cose da fare. Ma quello che vi sto dicendo, qui il Signore ci chiama, anche nel versetto 4 ci dice, tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Vedete? E nel versetto 5 dice, sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Vedete? La nostra condotta deve essere ferma nei statuti della parola di Dio, che Dio vuole che noi facciamo. Certe volte diciamo noi, ma cosa vuole il Signore da noi che facciamo? Come? Più chiaro di così. Oh, fratello, oh, sorella, più chiaro di così, te lo dice così forte, te lo dice così chiaro. Guarda, che non ci siano mormorii, che non ci siano pettegolezze, che deve fare la sua volontà, che deve andare sempre avanti e non guardare né a destra né a sinistra, ma guardare sempre Gesù, diritto, verso in alto. Questo lo dice chiaro, qui ancora ho letto 5 versetti, qua il Salmo 119, è così lungo, guardate quante pagine. 5 pagine. Il Salmo 119 e vi dice sempre le stesse cose, ve le ripete, di non sbagliare, di non far male a nessuno, di comportarvi bene, di amare il fratello, la sorella. Non finirei mai. Scusate,
Scusatemi se sto gridando, non lo faccio per voi, lo faccio per me, perché io mi sgrido. Scusatemi. Miei cari nella grazia, adesso con dolcezza vi voglio parlare e voglio pregare per voi e per me. Chiudiamo la Bibbia. Gloria a Dio. Gloria a te, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, grazie di questa pace, grazie di questa tranquillità che tu ci stai donando. Grazie per la tua parola che è così chiara e così perfetta, che ci indica sempre la via da percorrere. E grazie che tu hai aperto i nostri cuori, grazie che hai aperto anche il mio cuore. Grazie, Signore, e ti voglio ringraziare infinitamente, Signore, notte e giorno, Signore, mentre sto dormendo, mentre sono nel dormiveglia. Sì, Signore, in qualunque istante, nella giornata, dove che lavoro, sto lavorando e penso a te, Signore. Quante cose meravigliose stai facendo nella mia vita, Signore. E stasera, Signore, voglio ricolmare, Signore, con tanta benevolenza, con tanto amore, con tanta grazia, Signore, per quello che tu stai facendo nella mia vita, Signore. Grazie, Signore. Stasera, Signore, dato che sono così vicino a te stasera, davanti alla tua presenza, Signore, voglio portare con me tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche i miei nemici se ne abbia, Signore. Se ce n'è ancora qualcuno, Signore, che ancora mi ha odiato perché ho sbagliato, io gli chiedo perdono, Signore. Abbi pietà di me, Signore. Benedici questo fratello, questa sorella che io abbia sbagliato con lui, con lei. Benedicilo, Signore, che possa comprendere il vero amore che io ho per lui o per lei o chiunque sia, un amico, chiunque sia, Signore. Fai che anche lui o lei apri i suoi occhi. E il suo cuore, perché io l'amo e lo amo con tutto il mio cuore. E stasera, Signore, con tutto il cuore ti prego, Signore, benedici questo fratello, questa sorella, questo amico, chiunque sia, che possa anche lui essere benedetto stasera con tutto il benessere, con tutto l'amore tuo, Signore. Stendi la tua mano, Signore potente, come hai steso la mano davanti a Mosè, Signore, che hai coperto quella buca dove era Mosè. Signore, ricopri questo amico, questa sorella, questo fratello, che abbiamo avuto qualche problema, Signore. Ricoprilo, Signore, con la tua mano potente. Stendi la tua mano su di lei, su di lui, chiunque sia, Signore, e stasera possa essere irradiato del tuo grande amore, della tua grande potenza, che possa essere sanato, guarito, aiutato, sostenuto, sia finanziariamente che anche psicologicamente, sia per tutto, Signore. Grazie, Padre, oh buon Padre Celeste, in questo momento che sei così nella grazia e nella potenza, Signore. Benedici ancora tutto il mondo intero, Signore. Benedici ancora tutto l'universo, Signore, ricolma di abbondanza, Signore, questo pianeta, questo universo, Signore, ricolma, Signore, che possa rifiorire la gioia, l'amore, la grandezza, Signore, perché veramente sto vedendo tanti fratelli e sorelle soffrire la fame, non solo per loro, ma per i bambini, io penso, Signore. Io penso, Signore, che tu non vuoi questo, Signore, che i bambini provano la fame, Signore. Benedicile, Signore, ti prego, Signore. Oh, Signore, grazie, Signore, grazie, grazie, grazie. Alleluia.
Alleluia. È vero, Padre. Vogliamo fare la tua volontà, papà. Tu ci hai avvisato. E noi siamo qui davanti alla tua presenza, Signore. Una moltitudine di fratelli sono qui vicino a me. Ti prego, Signore. Abbiamo sbagliato, a volte abbiamo offeso anche il tuo nome. Grazie, Signore, per il tuo perdono, per il tuo grandissimo amore che tu nutri per noi. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringrazio nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu hai benedetto sempre in eterno. Amen. Gloria a Dio. Mie care nella grazia, vi devo salutare. Il mio tempo è terminato per stasera. Voglio la grazia di Dio risentirci al più presto. Pregate anche per me e io per voi. Tutti abbiamo bisogno, uno con l'altro. Vedete le mani? Fate finta che queste dita siamo noi e quando ci avviciniamo uno con l'altro e ci uniamo in preghiera, formiamo una forza. Vedete? Vedete? Stringete le mani così e vedete che forza che avete dentro le vostre mani per effetto del Signore. Così. E la forza dentro di voi aumenterà. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi saluto nella pace del Signore. Un grande abbraccio come faccio sempre. E un bacio a tutti quanti. Proprio. Che Dio ci benedica al più presto. Pace del Signore. Nella chat ho messo una pagina nel mio sito dove ci sono tutti i video da qualche anno fa, fino al 94, fino a qualche anno fa. Adesso, quando avrò tempo, caricherò quelle recenti. Salvatevi la pagina nei preferiti che li troverete là. A Dio sia la gloria. E l'onore in Cristo Gesù. Amen. Pace, 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 pace.